Luigi Mastroianni sembra avere le idee chiare e fa sapere che non ha intenzione di accettare l'eventuale proposta. Uomini e Donne è ormai entrato nella tradizionale pausa estiva, la stessa cosa non si può dire per i fan del programma, che non vedono l'ora di conoscere il nome dei nuovi cronisti. Dopo aver partecipato alla trasmissione ideata e condotta dalla De Filippi come corteggiatore ed aver avuto una breve storia con l'ex tronista Sara Affifella, Luigi Mastroianni pare il favorito del pubblico per la salita sulla sedia rossa. Il trono però non sembra al momento tra i pensieri del ragazzo. Alcuni fan hanno chiesto a Luigi se fosse disponibile ad accettare l'ambito ruolo, qualora gli fosse proposto, ma il ragazzo ha detto di avere altro per la testa, almeno per il momento. La domanda è arrivata all'ex corteggiatore sulla pagina Instagram a lui dedicata, chiamata Le bimbe di Luigi Mastroianni. Le attese delle sue fan sono state quindi deluse dalla risposta negativa di Luigi. La motivazione? Secondo le sue sostenitrici, Luigi direbbe no ad un'eventuale proposta da parte dello staff di Uomini e Donne in quanto ancora innamorato di Sara Affifella, o almeno provare dell'affetto per lei. Uomini e Donne, Sara Affifella accusa Luigi di fare la vittima. Nonostante il trono classico di Uomini e Donne sia terminato da oltre un mese, Luigi Mastroianni gode ancora dell'appoggio del pubblico, ma non di Sara Affifella. Infatti, l'ex tronista lo ha attaccato sul web, precisando che è stato lui a lasciarla e che ora farebbe solo la vittima. Il popolo di internet sembra essersi schierato dalla parte di Luigi, rimproverando a Sara il fatto di aver scelto con la testa, piuttosto che col cuore. Sempre a detta del pubblico Sara, durante la sua esperienza da tronista, avrebbe mostrato più interesse per Lorenzo Riccardi rispetto a Luigi. Il Mastroianni sarebbe stato il porto sicuro, mentre il Riccardi il vero e proprio coinvolgimento emotivo. Nel frattempo, il siciliano sembra aver investito così tanto nella sua relazione con la Affifella da far rispondere no ad un eventuale trono. Tuttavia, quasi sicuramente rivedremo Luigi negli studi di Uomini e Donne, anche perché i telespettatori sono curiosi di sapere come siano andate veramente le cose tra lui e Sara. Nel frattempo, sul web c'è chi ipotizza che Sara Affifella stia ancora pensando al suo ex, Nicola Panco. Voci queste, che sarebbero giunte anche alle orecchie di Lidia Bella, la quale avrebbe fatto intendere di avere dei forti sospetti a riguardo.